ieri ho conosciuto la Santanchè e mi sono presentato, lei è anche gentile, ci siamo dati del lei e lei era davvero dispiaciutissima in lacrime dicendo ci hanno proprio tradito. Quindi prima che entrassimo noi comunque c'era Fini, c'era Labindi, c'era Bersani, c'era Berlusconi, erano tutti piuttosto forti. È innegabile che non solo per merito nostro, ma molto per merito nostro, perché i deputati del PDL vengono a dirci noi non ce la facciamo più, siete troppo rompicoglioni, così ci dicono. È innegabile che da quando siamo entrati noi, Bersani è morto. Bersani ormai accusa Scanzi, che hai fatto tu per le larghe intese? Contro le larghe intese, cioè siamo proprio alla follia. Fini lo tiene in vita l'auto blu che lo scarrozza. Berlusconi comunque è una settimana che prende cazzotti, poi alla fine fa chiaramente le sue butade, si rende conto che ha perso la partita e dice in realtà l'ho vinta, e Labindi e altri personaggi non, grazie a Dio stanno nel dimenticatoio, per cui per chi li vuole mandare tutti a casa, e questo è un obiettivo politico legittimo, evidentemente un po' di soddisfazione. Perché poi è quella la cosa che mi fa incazzare, perché ci sta l'ironia del dire ancora una volta mi ha gabbato, però qua stai parlando da Presidente del Consiglio, non sei un normale cittadino. E se sei un Presidente del Consiglio devi alzarti e dire Berlusconi grazie, vada in galera, non mi devi dirmi sei un grande perché ancora una volta mi hai fregato. E questo è lo scandalo di questo paese, dove purtroppo tutto è tollerato, e tutto è tollerato perché una delle strategie mediatiche qual è? Più alzi l'asticella della vergogna, più il popolo accetta la vergogna. Perché in un altro paese non saremmo arrivati a Rubi, non sarebbe arrivata la frode fiscale. C'è gente in altri paesi che si dimette per un pezzo di tesi del master copiato, che secondo me se venisse a vedere un'assemblea in questo Parlamento si butterebbe alla tribuna per la disperazione il ministro tedesco. E questo è quello che ci hanno dato, quindi ragazzi l'unica cosa che dobbiamo fare è riportare quella sticella sempre più in basso, non tollerando più, perché tollerare questi scandali fa sì che prima o poi tutto sarà normale, come diciamo ogni volta. Ma cosa dovrà fare mai Silvio Berlusconi per andare in galera? Ammazzare una vecchietta a pugni per strada, perché forse è ancora una sticella che non abbiamo raggiunto, ma più di quello non c'è nient'altro, ragazzi. Perché ricordatevi che alle prossime elezioni l'amico Letta, nipote o zio che sia, fa lo stesso, arriveranno alle elezioni dicendo popolo italiano, o votate il modello unico, perché ora da ieri sono ufficialmente un modello unico, democrazia cristiana 2.0 li ho definiti io, oppure votate il Movimento 5 Stelle. A quel punto, signori, come disse Beppe l'altro giorno, o ci svegliamo tutti o questo progetto può tranquillamente finire qui, ma io credo che ci sveglieremo. Non è possibile che un Letta bugiardo, falso, su Rai 3 mi venga a dire delle bugie agli italiani. Offendono la mia intelligenza. Letta è stato un farabutto e la Rai faccia pagato con i soldi nostri, perché il canone lo pago io che gli do i soldi a Fazio e mia sorella che paga il canone. Ora basta, non paghiamo più il canone per sentire le cazzate di Letta e di tutti i giornalisti del cazzo. Mi sono rotto i coglioni, avete capito? Mi sono rotto i coglioni, che non ce l'ho, ma me l'avete fatti venire voi, ladri, farabutti, Letta a casa. E con questo ragazzi vi salutiamo e andiamo. Ciao, vinciamo noi!